Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo vostro video e oggi giocheremo a Fortnite Battle Royale. Fortnite Battle Royale. Infatti io sto con le cuffie, sentire tanto bene. Voi starete sentendo pure voi, perché ho connesso pure le cuffie nel mio telefono e quindi che nel joystick con il telefono, che adesso vedremo. Domani forse ci sarà la season 5 o forse dopo domani, e quindi farò un video speciale. Quindi andremo in questa parte o la prigione, quindi nessuno dei due, perché andremo qua. Quindi adesso atterriamo, prendiamo il segno e andiamo. Quindi ragazzi, sono atterrato un po' male, ma sono vicino, quindi ci vado lo stesso. Guardiamo sempre la zona dov'è, perché voglio vedere dov'è la zona. Ragazzi, un fucile a pompa, quello campagnolo, che bello. La zona 3, 2, 1, se per arrivare fare, ed è vicino, quindi no problema ragazzi, niente problema, perché tanto se c'è qualcuno noi con il pompa li spacchiamo. Amo. A me odio sta zona a volte, perché ci sono sti spaventapasseri, che non solo spaventano gli uccelli, pure me mi spaventano, ragazzi. Qua lasciamo così. A volte qua c'è la cassa, quindi lo mettiamo all'incentro e spacchiamo qua. Quindi qua c'è la cassa, quindi buono. E mi sa che ci saranno due. Oh, questa è bella, questa è bella, ragazzi. È un'arma bella. Qua c'è la cesta? No. No, va bene ragazzi. Adesso andiamo in zona, perché siamo pure lontani, come potete vedere. Scusate se sentite delle parole che non sapete che significa, ma mia sorella sta sentendo un film della nostra lingua filippina. Quindi andiamo dentro e stiamo attenti sempre su più napoli. La zona forse si chiuderà in questa zona qui. Qua, perché è una zona vantaggiosa per chiudere la zona. Quindi noi dovremo andare in questa zona qui. Attenti su condotti, perché ci potrebbe essere qualcuno. Intanto io non ho un M16. Quindi partiamo troppo bene, non so manco gli scudi, ma per fortuna qui ci sono. Ho visto dei bombi venuti. Ragazzi, ci sono tantissimi colpi qua. Ma io vorrei andare davanti, perché se no arrivano e mi scaccano, ragazzi. Soprattutto a volte arrivano quelli là, Omega, quelli là. Quindi andiamo all'incentro. Ragazzi, siamo qua nella zona dove vogliamo, e avevo sentito degli spari e della gente pinacoli, quindi dobbiamo stare attenti, perché andranno almeno in questa zona qui e quindi li potremo aspettare. Dobbiamo stare sempre attenti, perché non sappiamo se c'è qualcuno qui, ma credo che non c'è nessuno, quindi
calmi, ma poi ci sarà qualcuno proveniente dal tizio che ci ucciderà, ragazzi. Mi prendo sto vampa fucile, visto che io non ho un assalto. Questo è un fucile da cestino che lo preferisco di più. Adesso lo distruggiamo sto qua. E vediamo che c'è almeno un RPG o uno scar. Sempre un vampa fucile zozzo. Non ci arrabbiamo. Ci abbiamo un'altra cassa. Ciao. C'era un mio amico che era venuto qua. No. No. Poi facciamo. Non torniamo. Una donna. La minigun, ragazzi, è un'arma. La vorrei prendere, ma voi non la so usare tanto bene. Lo so, ragazzi, è un'arma molto forte quando non hai un'arma. Quando ti serve, quando sei nella build, ma vuoi, raga? Cioè, io me la vorrei prendere, ma che butto? In questo caso dovrei buttare il mitragliino che lo voglio e... Sì, dovrò buttare il mitragliino. E ragazzi, come non detto, se parco chiude. E quindi andiamo in zona e dobbiamo fare pure veloce. Quindi andiamo adesso su parco pacifico. No, non ci andremo. Intanto camminiamo e prendiamo dei materiali, perché i materiali proprio non ci abbiamo. E andiamo. Quindi ragazzi, siamo qua dentro alla zona e non vorrei lottare sta casa, perché per sicuro ci andrà qualcuno che non conosco e proveremo a un po' camperare, diciamo. Sì, camperare, perché mi vorrei nascondere in un cespuglio, perché per non perdermi sta vittoria reale, ragazzi. Qua dobbiamo stare sempre attenti, ragazzi. Oggi. Ecco qua. Quindi ecco qua. Così minimizzo bene, ma i capelli, ragazzi, a me mi vorrei il biondo per farla sta cosa. Là c'è un airdrop che vorrei fare un troll, ma poi finiamo male. Ragazzi, l'idea di camperare è stata brutta, perché siamo pure fuori zona e si chiude attraverso spiagge snob e montagne maledette. Quindi andiamo in zona, perché sennò rischiamo. Ma attenti, perché avevo visto qualcuno lì buildare come un matto e non gli ho fatto niente, perché potevamo rischiare ovviamente di fare tantissime cose. Io andrei qua, perché qua se avrei il cespuglio mi noterebbero subito, perché... Se voi non sapete come si fa il cespuglio, purtroppo dovete stare tutt'uno con il cespuglio, ragazzi. Stare calmi al cespuglio. Nel cespuglio dovete concentrarvi facendo il cespuglio. Se dovete fare il cespuglio, dovete concentrarvi soltanto a fare quello, ragazzi. E se invece c'è un player, non so. Io vorrei killare uno in cecchino, perché ovviamente sapete le missioni, e mi nasconderei di nuovo in altro cespuglio. Quindi stiamo qui.
e Santa Pace. Ragazzi, ho colpito, ho sparato un colpo di cecchino per sbaglio e quindi mi sa che stanno per venire da me. Quindi, infatti non mi sono, non ho avuto il costume del cespuglio e ho avuto solo questa cosa qui del cespuglio che mi metto addosso. E guardiamo dov'è la prossima zona, perché qua è brutta la, questo posto è un po' bruttino, ragazzi. Accendiamo. Lì dietro a quell'albero ci potrebbe essere qualcuno. E la zona è lontana. Andiamo nella zona. Ragazzi, mi sa che qui c'è qualcuno. Lo potete vedere, eccolo proprio lì. E proviamo a cecchinarlo. Fermo. No, ragazzi. No, ragazzi, era una chance bellissima, ma ho colpito un po' troppo in alto forse. Ragazzi, c'è un altro qui che forse possiamo. No. Ovviamente no, ragazzi, ho paura di quello là che forse è un omega, perché è morto l'altro. Forse avrei una chance per questo, ma non voglio rischiare. Ragazzi, forse possiamo farla una cecchinata, perché qua c'è un cespuglio che non mi sono accorto prima. Quindi ecco qua. Quindi noi facciamo così. Oh, ragazzi, è il cespuglio più bello del mondo. Mi sono amicizzato benissimo. Ho paura di quella tizia che sta là. E noi siamo rimasti in tre, ragazzi. Ragazzi, vedete quel ragazzo lì? Oh no, ragazzi, lo volevo killare io. Ma peccato, ma forse se lui killa questo, noi potremmo anche, se lui distrae questo, noi potremmo andare qui piano piano in zona e diventare di nuovo un cespuglio. Un altro cespuglio bello, raga. Bene, siamo rimasti ancora in tre, cioè. Ragazzi, se fa uscire la testolina, ovviamente non la farei. Ucciderlo. Ragazzi, mi sono fatto scoprire un botto, ma non mi sono visto. Mi sa che non è. Ragazzi, ne siamo rimasti in due. Forse con questo. Dai, esci la testolina. Ragazzi, questo qua è troppo bravo. Non mi sto un po' girando, ragazzi, quindi. Quindi dobbiamo stare attentissimi e vedere dov'è lui. Da lì, ragazzi. Ragazzi, quindi siamo qui dentro zona e lui voleva spararmi. Sto qua sciroccato tutto. Cecchino, proviamo. Ora! Ragazzi, vittoria reale! Vittoria reale! Raga, vittoria reale! Vittoria reale, cespuglio! Raga, cespuglio per sempre, tutta la vita! Io lo devo usare, raga! Con una precisione proprio! Mua, mua. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, date un bel like, date un bel commento se vi è piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima! Ciao, ragazzi!